È una scatola di combustione. Girate la rotella ed ecco apparire la fiamma. Chiudete il cappuccio e la fiamma si spegne. Una prima versione dell'accendino comparve nel XIX secolo. All'epoca era più che altro un oggetto curioso, una stranezza degna di interesse. Oggi gli accendini non sono più una novità, ma sono ancora un bene prezioso. Le casse si srotola l'ottone da una bobina e lo si passa sotto una pressa, la quale stampa ripetutamente l'ottone, dando forma alla parte superiore e inferiore della cassa. Un addetto le raccoglie e le sistema su una tavola che gira. Un altro addetto inserisce il perno che lega i due pezzi. Un elettrodo salda il perno alla cassa, poi un braccio meccanico trasferisce i pezzi ad un altro addetto che controlla la saldatura. Le casse, poste su un nastro trasportatore, ricevono una breve lucidata prima della placcatura. A questo punto vengono immerse in una serie di soluzioni di lavaggio e risciacquo, seguite da una soluzione al nickel. Poi al cromo, il tocco finale per la cassa. Ma occupiamoci ora del meccanismo interno. Una trafila ritaglia un pezzo d'acciaio per creare le casse interne. Poi delle braccia meccaniche inseriscono una cannula e una piastra nella cassa. La cannula regge la pietrina, mentre la piastra forma la parte superiore della cassa interna. L'assemblaggio avviene con la resina epossidica e le casse vengono poste in forno ad asciugare. Un addetto dispone una pila di rondelle in modo che i denti siano nella giusta direzione. Le pinze caricano le rondelle in una macchina per l'assemblaggio. Queste camme agiscono da gancio per il cappuccio dell'accendino. Una pinza sistema la camma nell'assemblatrice dietro la rondella. L'assemblatrice posiziona dei piccoli occhielli in ottone tra la rondella e la camma. La macchina passa sulla cassa interna la rondella, la camma e l'occhiello. E un sistema automatico fissa tutto insieme. Lo stopino viene calato e infilato nell'occhiello. Delle lame lo taglio. Quest'altra macchina inserisce dei pezzi di ovatta nella cassa interna. Servirà ad assorbire e trattenere la benzina che verrà aggiunta in seguito. Degli stantuffi d'acciaio comprimono lo stoppino e l'ovatta. Poi una punzonatrice taglia un pezzo di feltro della giusta misura. Bracci automatici sollevano il feltro e lo inseriscono nella parte superiore della cassa interna. E le pinze sistemano una molla nella cassa proprio sopra la pietrina. E dei giravite pneumatici avvitano la vite. Una ruota di caucciù fa girare la pietrina e accende la fiamma, mentre un sensore di luce ne controlla l'intensità. Dopo il controllo pietrina, i tecnici installano l'unità interna nella cassa e verificano che vi sia adatto. Infine, testano il funzionamento. Missione compiuta!